Come state? Benvenuti in questo nuovo video. Prima di andare avanti con il video volevo salutare la personcina che ha commentato di più nello scorso video ed è Noemi. Ti mando un bacione enormissimo, se volete essere salutati anche voi nel prossimo video bacione, commentate perché potete sotto questo. Come avete visto dal titolo del video, oggi farò un domande e risposte perché da quando la mia vita è cambiata, ci sono un sacco di punti interrogativi da quello che ho visto tra commenti, sia qui su YouTube, su Instagram, su TikTok, e questo video me lo chiedevate da un botto di tempo. L'unica cosa è che io sono sempre in giro con i bambini, adesso che è estate cerco di non stare mai a casa perché questi due a casa mi si sparano e quindi non ero mai a casa per registrare, ma oggi ho trovato un pezzettino di tempo in cui posso registrarvi finalmente questo video. Su Instagram io vi avevo lasciato questo box di domande e era da un po' che lo dovevo fare e qui abbiamo un bel po' di domande da rispondere. Cercherò di prendere quelle che mi avete chiesto di più così da potervi rispondere e spero di non lasciarvi nessun dubbio, ecco. Qui abbiamo la prima domanda che è: ultimamente hai avuto qualche frequentazione da quando ti sei lasciata con esse? E vi devo dire la verità, no, non sento il bisogno di stare con un'altra persona in questo momento, non me la sento. È stata una cosa molto importante per me quella che avevo con lui. Ho due figli, io ho tantissime cose a cui pensare, ho una casa da mandare avanti, devo mandare avanti anche il mio canale, questo qui è il mio lavoro e sto morendo di caldo, ragazzi, quindi se mi vedete che sudo è per quello. E quindi non sto a pensare, ah, oggi conosco questo ragazzo, oggi quest'altro, no, non è nei miei piani, non ci sto neanche pensando. Gli unici maschi che voglio vedere nella mia vita sono Mattias ed Ilan e voglio che a loro non manchi niente, voglio essere concentrata al 1000 per 1000 su di loro, basta, quindi no, non sto frequentando nessuno. La seconda domanda è: voglio la dieta che hai fatto e come hai fatto a dimagrire e in quanto tempo? Grazie, ti amo. Ti mando un bacione, Mira. La dieta, ve ne ho parlato, ho fatto un sacco di video. Io vedo sempre che voi mi chiedete sotto i video: Mish, come hai fatto a dimagrire? Mish, qual è la tua dieta? Mish. Tantissime domande sulla dieta. Però, raga, basta che scrivete Michelle Aguilera dieta e perde chili su YouTube. Cioè, vi escono tutti i video che ho fatto una giornata intera sulla mia dieta, ho fatto il video dove vi ho spiegato dall'inizio alla fine come ho fatto, che cosa ho fatto, quali sono stati i miei propositi, cioè c'è tutto su YouTube e semplicemente, come vi ho detto anche nell'ultimo video, non mi sono data l'opzione di sbagliare, io ce la dovevo fare, dovevo perdere quei 24 kg che ho perso, finché non l'ho fatto non mi sono fermata e basta. Ho visto tantissime persone che mi hanno chiesto il numero della nutrizionista, ma ragazzi non c'entra la nutrizionista, c'è la mia migliore amica e mia sorella che vanno da lei e non hanno perso niente. Cioè la mia migliore amica aveva perso 2-3 kg e li ha ripresi, ne ha ripresi anche un po' di più perché non è stata attenta. Mia sorella ha cercato di andare, ci ha provato un mesetto, ma a parte che mia sorella e la mia migliore amica stanno benissimo, però vogliono perdere. Mia sorella non ha perso niente, perché una persona, cioè non è che è la nutrizionista che è un dio sceso in terra che ti fa con la magia e ti fa dimagrire, no, quello è da persona a persona, dipende quanto impegno ci metti, dipende se tu lo fai. Io non ho sgarrato per un mese intero anche se avrei potuto, e bisogna stare attenti, bisogna essere severi, cioè io ce la devo fare, punto e basta. Non è che perché la nutrizionista è, sì, magari lei ha il libricino che è messo un pochino meglio dove ti mette le dieta e tutto quanto, però mia mamma l'ha fatto con i nutrizionisti di mio fratello e ha perso 18 kg, cioè, però erano nutrizionisti diversi, dipende quanto impegno ci metti, quindi non è che lei fa magie e sei tu che fai magie su te stessa. Qui una domandella un po' così: quanti anni avevi quando hai fatto, non so se si può dire qua, fichi per la prima volta? Ne avevo 15 o 16, non mi ricordo, perché c'ho un vuoto, e quando sono andata in Ecuador, però non mi ricordo se era nel 2015 o nel 2016, no, nel 2016, avevo 16 anni, sono un po' pochi ragazzi, aspettate, mi raccomando, aspettate la persona giusta perché io me ne sono pentita amaramente. Ciao, sono Asia. Volevo chiederti come l'hanno presa i tuoi figli con la separazione tua e di loro padre. E ciao Asia. E allora, questo è un punto un po' dolente. Io sento che loro hanno sofferto veramente, veramente, veramente tanto, specialmente Dylan, che è il più piccolino.
però penso che per Mati sia stato un pochino più semplice perché c'era Dylan con lui. Quindi questa cosa del dividerci i bambini che all'inizio della settimana stanno con me, poi no, all'inizio della settimana stanno con loro papà, a fine settimana stanno con me, questa cosa Mati che Dylan è sempre con lui, sia che qui sia che di là, e penso che lo tenga un pochino più tranquillo, ecco. Non so come sarebbe andato se fosse stato da solo. Invece per Dylan è stato tosto, perché Dylan è un bambino molto 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 timido ed è molto 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 attaccato a me. E quindi nel momento in cui doveva andare dal suo papà, era veramente, piangeva tantissimo. E a parte che i primi tempi non, io e lui non ci vedevamo, cioè quindi ci passavamo i bambini tramite sua mamma, e quindi anche il fatto che non vedevano molto la mamma del loro papà era un pochino, sì, avevano sofferto tanto. Però dai, adesso va meglio, è stato solamente il primo mese che è stato veramente tosto. Dylan piangeva, appena mi allontanavo da qualsiasi parte lui piangeva, anche se ero in casa, mi spostavo di un centimetro, piangeva, urlava, mi seguiva da tutte le parti. Però per fortuna adesso va molto meglio, ecco, penso che si stiano abituando, penso che si siano già abituati, ecco. Però scegliete bene la persona con cui dovete fare i figli, perché alla fine sì, tu soffri, ma tu sei grande, chi se ne frega, e sono i tuoi figli quelli che pagano per i piatti rotti, si dice, per gli sbagli che fai tu grande, e non è giusto che loro pagano per gli errori fatti da noi, ecco. Poi c'è Lalla che mi chiede per la millesima volta, perché io non penso che sia la prima e non sarà neanche l'ultima: vorresti altri figli? Sei troppo bella. Grazie Lalla, ma no, non voglio altri figli. Prima di tutto non c'è con cui, ma secondo non lo farei mai, cioè non, io vi giuro, io penso che non vado in depressione perché ho loro due che mi tutto il tempo nella testa, io non ho neanche il tempo di andare in depressione, cioè veramente è una cosa troppo difficile. Se tu sei grande e stai cercando di fare un figlio, ti prego, goditi i tuoi momenti, sii felice, dormi, mangia o non mangiare. È veramente veramente difficile, veramente 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 tanto 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 difficile essere genitori, no. E dicono che pian piano che crescono i problemi si ingrandiscono insieme a loro, e vi giuro che è veramente tosta. Ogni sera quando vado a dormire dico: come cavolo ho fatto a sopravvivere anche questo giorno? È veramente veramente difficile. Ci sono un sacco di ragazzine che magari seguono sia me e mia sorella, vedono i video sui social e vedono le cose carine, ma non è così, ragazze, svegliatevi, non è così. Quelli sono video di 10 secondi, di 10 minuti, 20 minuti, non è 24 ore, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. È veramente veramente difficile, anche se pensate di stare bene con quella persona perché ci state da 2-3 anni, no, aspettate, perché veramente vi mancheranno quei momenti. Quindi no, non voglio altri figli, basta, sto già diventando matta con i miei due. Una delle tue grandi paure, l'ho già detto, mi sembra, le altezze, se penso di soffrire di, come si dice? Non mi viene in mente. Vabbè, comunque soffro le altezze, un botto, veramente tantissimo. Io appena non mi sento, anche se sono magari in delle scale un pochino più alte, io soffro un botto le altezze, ma veramente tantissimo, tanto, tanto, tanto. Ashi mi chiede: hai altre chirurgie da fare? Non voglio spoilerarvi, perché si dice che quando dici le cose prima, magari alla fine non succedono, capito? E quindi io non vi dico né sì né no, vi dico solamente di aspettare. Quando arriverà il momento giusto, se arriverà, io ovviamente ve ne parlerò, perché come faccio tutte le cose nella mia vita, io vi racconto sempre tutto. E quindi se riuscirò, o se si farà, o se succederà, io ovviamente vi racconterò tutto quanto e vi porterò ovviamente con me. Hai paura di restare single a vita? Dio, non lo so. Mia nonna, l'altro giorno che eravamo a casa di mia mamma, ha detto una frase che mi ha colpito veramente, veramente tanto. E perché mia nonna non ha, cioè si è separata dal padre, da suo marito, dal padre di mio padre, da un botto di anni, e ha detto questa frase: l'amore non è per tutti. Quindi non so, cioè mi piacerebbe trovare una persona, la persona giusta, mi piacerebbe stare bene con una persona, ma cioè non è una,
non sento che è una cosa di cui ho bisogno. Cioè, se c'è, va bene, se no io ho i miei figli. Sarà per questo che Dio mi ha dato due figli maschi? Non so. Però sì, ricordatevi questa frase, ha detto mia nonna, l'amore non è per tutti. Ti faresti mai bionda? No, penso bionda no, ragazzi. Stavo pensando di farmi tipo i capelli sul rosso, bordeaux, scuro scuro. Però purtroppo da quando ho partorito Mattias, sì, da quando ho partorito Mattias, sto perdendo veramente, veramente tantissimi capelli. Io vedo che voi mi fate un sacco di complimenti perché comunque i miei capelli crescono. Di crescere questo non è un problema, crescono. Però io ho delle... Adesso vi metto una foto che ho fatto l'altro giorno proprio con Dylan. Cioè, ho i buchi in testa, madonna. Cioè, anche... Cioè, io non so, ma... Questo... Non lo so, e ho paura che già i miei capelli magari non sono tanto forti. Sto facendo un trattamento che però non ho visto miglioramenti. Sia il mese scorso, no, due mesi fa ho preso delle pasticche, ma non avevo visto miglioramenti e facevano cagare. Questo mese, cioè a giugno, ho fatto un trattamento e non ho visto nessun cambiamento. Vediamo, perché questo ho provato altre cose di questa marca e mi sono funzionati tutti. Quindi voglio vedere se funziona anche con i capelli, però voglio aspettare magari un altro mese. E quindi appunto ho paura che magari avendo i capelli così deboli, se faccio un colore, cioè proprio rimango pelata. Quindi sì, non vorrei farmi bionda, ma vorrei farmi rossa. E l'avevo detto quando ero un pochino in carte, cioè quando ero molto in carte, quando ero ingrassata un sacco, avevo detto che se sarei riuscita a perdere tutti quei chili, comunque sarei arrivata ai chili di prima della gravidanza, mi sarei fatta rossa, solo che non avevo pensato che appunto i miei capelli non stanno collaborando e quindi non si può fare al momento. Quando il primo telefono ai bambini? Io penso che il primo telefono ai bambini lo darò in prima media, ma solo per andare a scuola, cioè tipo il tratto per andare, dipende poi, perché se li porto io no, però se vanno da soli tipo con l'autobus, queste cose così, glielo darei. Però poi quando tornano a casa glielo terrei io, cioè cosa ci fanno col telefono. Poi non so come sarà quando loro andranno in prima media, però mia mamma ha fatto così con me. Quando io sono andata in prima media, mamma mi ha dato il telefono perché io camminavo da casa fino alle medie e se mi succedeva qualcosa, cioè io col telefono potevo chiamarla. E quindi sì, glielo darei lì, ma forse verso la terza media già glielo lascerei un po' di più. Forse sì, così. Nish, sei bellissima. Hai mai sofferto di acne nell'adolescenza? Madonna ragazze, io ero un brufolo fatto persona. Mi ricordo che mi uscivano un botto qui. Avevo una paura che mi rimanesse la cicatrice. Tipo in questo momento me ne è uscito uno. Però sì, ero piena anche nella faccia tantissimo. Me ne uscivano veramente veramente tanti. È stato proprio nel periodo delle medie. Non so se era forse lo stress, forse insieme allo stress o forse la pubertà comunque. Ho sofferto veramente tanto di acne fino al giorno in cui ho detto basta, io non posso essere così brutta, veramente mi sono detta così, io devo iniziare a piacermi, devo iniziare a lavorare su me stessa, devo iniziare a trovare delle soluzioni, perché è inutile che ci lamentiamo e non facciamo niente. Quindi ho provato questa crema, questa santa crema che però non si trova più da nessuna parte, ragazze, l'ho cercato dappertutto. Questa qui era una cremina, un flacconcino piccolo, proprio una cremina così piccola, costava un botto ed era della marca Jambal ed è di quel profumo che io uso sempre, una marca colombiana, e queste qui le avevo prese tantissimo tempo fa, infatti io avevo tipo sui 12-13 anni e mia mamma lavorava con questa marca e ne aveva presi un sacco. Io le ho messe quando avevo tutto questo acne, bruciava tanto, ma vi giuro che il giorno dopo era tutto secco e andavano via così. Le ho cercate dappertutto, ragazzi, mia mamma anche quando è andata in Ecuador 2 anni fa l'ha cercata ovunque, ma non si trova più, non lo so. L'ho cercata su internet, l'ho cercata sul sito di Jambal, ma non la fanno più. Era veramente una mano stante. Tu la mettevi il giorno dopo, non avevi più niente. Però sì, ne ho sofferto finché appunto... Secondo me prima, dalla prima alla terza media ne ho sofferto un sacco. Poi dopo mi sono data una svegliata. E adesso, bisogna trovare un'altra crema. Vorresti sposarti in futuro? E... Oddio... Non so, non è una cosa a cui penso in questo momento, come vi ho detto prima, cioè non è indispensabile il momento. Cioè mi è sempre piaciuto il fatto di sposarmi in spiaggia, un vestito tutto carino. Al momento non c'era materia prima.
Cosa faresti se i tuoi figli mettono per sbaglio incinta una ragazza in adolescenza? Ah, sarei spaventata per loro. Cosa devo fare? Sono la loro mamma, gli devo stare vicino. Non posso fare niente. Cioè, se lo sgridi, cosa cambia? Non, veramente non lo so. Gli starei vicino. Gli starei vicino sia a lui che alla la ragazza. Cercherei di fare tutto quello che ho io, quello che posso fare io, ma cosa puoi fare? È andata ormai, non è che puoi picchiarlo, non puoi. Cioè, se lo sgridi, sì, puoi dirgli che queste cose non si fanno, ma cos'altro cambia? Ormai è fatta. Infatti io spero di riuscire comunque con loro ad avere un buon rapporto, adesso vediamo perché sono maschi, e che loro si possano aprire con me e che io possa comunque dargli dei buoni consigli, perché io sono stata una mamma giovane ed è stata tosta. Veramente, tu puoi volere tanto i figli da giovane, però è tosta veramente. Quindi io spero per loro che si godano la vita, che studino, che si divertano, che viaggino, che scoprano tante cose. E spero per loro che un giorno diventino genitori, perché vorrei avere dei nipotini, però cioè, spero che non si blocchino, tra virgolette, tra molte virgolette, la vita, perché ecco, è tosta. Quindi ecco, è una cosa che non posso controllare, come dice sempre mia mamma, che sta studiando coach, è una cosa che non puoi controllare, non puoi fare niente, se ti arrabbi perdi le buone energie. Semplicemente devi stare accanto a questa persona, perché è mio figlio, ovviamente non è che lo caccio via di casa. Sto vicino a mio figlio e cerco di dargli una mano in quello che posso, ecco. Ah, salute. A che età sei rimasta incinta di entrambi i bimbi? Allora, Mattia, sono rimasta incinta a 20 anni e l'ho partorito a 20 anni, invece di Dylan sono rimasta incinta... Ok, a 21 e l'ho partorito a 22. Oh mio Dio. Sì, è stato proprio così. Ci sarà mai un ritorno con il tuo ex? Allora, come vi ho detto nel video in cui vi ho detto che ci eravamo lasciati, io da subito vi ho detto che avrei voluto comunque avere un buon rapporto con lui, perché comunque il padre dei miei figli è stata una persona importantissima per me. Non so se ci sarà mai un ritorno, io gli voglio bene, gli vorrò sempre bene e penso anche dall'altra parte, io mi sono sempre comportata al meglio con lui, sempre. Non so, non posso dirvi, oh sì, magari un giorno ci sarà un ritorno, io gli voglio bene e spero che lui sia felice, però non lo so. Vi farò sapere, comunque tanto sapete sempre della mia vita, quindi... Non posso dirvi sì o no, perché io al momento sto bene, quindi non so ragazzi, mi avete fatto una domanda difficile, però gli voglio bene. Il viaggio dei sogni, il mio viaggio dei sogni, allora, direte che sono una mamma cattiva, io vorrei andare tipo lasciare i miei bimbi a mia mamma e andarmene con mia sorella e le nostre amiche, comunque così. Vorrei sdraiarmi sulla spiaggia, un cocktail e guardare l'acqua linda, cioè che non sia sporca come questa qui a Rimini, o in Spagna, o in Sardegna, Sicilia, comunque qualsiasi posto, ma stare tranquilla senza dover stare... Cioè tipo sempre con l'allerta, se quello si lancia la sabbia negli occhi, se Mattias va troppo dentro l'acqua, se non si mette i braccioli, se litiga con Dylan, se mangiano la sabbia, se... Il mio viaggio di sogni sarebbe stare un attimo tranquilla, ve lo giuro. Cioè posso andare ovunque, sì, in spiaggia, anche in una piscina, un resort, ovunque, basta che sono tranquilla. E poi ovviamente farei anche un viaggio con i bambini, però quello sarebbe un altro viaggio. Anche Saturno contro 44 mi chiede: possibile un ritorno con Seba? Io ci spero sempre, eravate bellissimi. Non lo so, vi ripeto, non posso dirvi né sì né no, è un periodo un po' strano e come vi ho detto prima io gli vorrò sempre bene e magari questa lontananza ci aiuterà a capire se veramente
siamo fatti l'uno per l'altra o se veramente abbiamo fatto bene a prendere questa decisione di allontanarci, che magari questo allontanamento ci serviva, perché comunque ci siamo veramente buttati in una vita così giovani, in una vita da grandi, cioè subito, sono rimasta incinta dopo 10 mesi che stavamo insieme, siamo andati a convivere 2 mesi dopo che sono rimasta incinta, spese, bollette, spesa, affitto, comunque cosa da comprare, sono tante tante cose messe insieme che magari hanno fatto esplodere sia me e anche lui, e ammetto che lui ha un carattere molto diverso dal mio, però io lo sento che questa lontananza lui è cambiato, forse perché siamo lontani, perché non siamo più niente, ma più che altro io spero che lui cambi per lui, perché il carattere che lui aveva lo stava distruggendo veramente, e alla fine sì, magari io era una bomba che esplodeva e da fuori, io ero fuori e mi cadevano dei pezzi di bomba, ma lui è lì, cioè lui è quello che esplode, lui è quello che si fa male, quindi ecco, non lo so, il mio desiderio è non dover più rivivere momenti brutti. So che in una coppia ci sono momenti belli e momenti brutti, però penso che con un... come si dice? Non esagerati, ecco. Non vorrei che fossero esagerati. Con Seba siete rimasti in buoni rapporti o non vi parlate più? E come vi dicevo prima, adesso riusciamo a dividerci i bambini tra io e lui, ecco. E sì, dai, c'è più dialogo, ecco, riusciamo a parlare quando ci vediamo, cioè una chiacchierata se la facciamo, ecco, quindi se c'è qualcosa per i bambini io gli scrivo, se c'è qualcosa per i bambini lui mi scrive, cioè comunque per i bambini al momento si fa tutto. Che rapporto hai con il tuo fisico? Ti adoro, mi puoi salutare, ciao Aurora, ti mando un bacione. Il rapporto con il mio fisico, allora, il picco che mi sono amata veramente tanto è stato a febbraio, poco prima di partire per l'Albania per rifarmi il naso, e lì mi piacevo un botto, ragazze, lì mi piacevo da morire, e ultimamente sto avendo tium. Ci sono dei momenti in cui mangio veramente tantissimo, mi gonfio veramente tanto, arrivo massimo a 57 kg, non sono mai salita di più. E poi magari sono attenta, ritorno di nuovo ai 55, oppure un giorno mangio normale, sono a 56, sono onde, ci sono dei momenti in cui mi faccio schifo, tipo in questo momento mi sto facendo schifo, però ci sono anche dei momenti in cui torno nel focus e mi piace un botto, però sì, dai, molto meglio di prima sto, però sarà che le persone non si accontentano mai, non lo so. Come va adesso Matti a scuola? Per fortuna sta andando super 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 bene. All'inizio di scuola era amico di Danny e Lorenzo, e dicevano che facevano le gang e tutto quanto, stavano sempre per conto loro, giocavano, mangiavano insieme. Invece adesso, visto che si è avvicinato più a un bambino che si chiama Luigi e un altro che si chiama Mattia, e vedo che giocano sempre insieme, cerco di portarlo ai compleanni, così comunque continuano le gare. E però sì, dai, lo vedo che va bene. Mattia adesso parla un botto, non so se vedete anche nei miei vlog che parla veramente tantissimo, una radio, lui da quando si sveglia la mattina fino alla sera che va a dormire lui parla un botto, non la smette di parlare, è una radio veramente, parla un botto, però sono contentissima. E allora, Ginny mi chiede: perché non fai il piercing all'ombelico? Secondo me ti sta da Dio. Lo vorrei fare quest'estate. Ho paura solo perché fa male, però lo vorrei fare. Allora, aspetto di magari asciugarmi un po' di più, che con il peso ci siamo, ma mi voglio asciugare e poi me lo vado a fare. Vi porterò con me sicuramente. In quanto tempo hai perso peso? Ci dici gli allenamenti e dieta? Io ho iniziato la dieta il 3 agosto e ho finito la dieta a febbraio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, 6 mesi ci ho messo, e lì ero arrivata a 57 kg, poi dopo un pochino sono arrivata a 55, quindi sì, 6 mesi. Gli allenamenti non li facevo, ho iniziato ad allenarmi quando sono arrivata a 58 kg. Adesso vi posterò magari un video, se ritorno in palestra, perché ho un botto di cose da fare.
E la dieta, ecco, non posso darvi completamente la mia dieta, però se andate su Instagram io ho una cartella in evidenza dove ho messo tutti i cibi che io mangio: colazione, pranzo, spuntino, merenda e cena, tutto quanto. Però ovviamente non vi posso dare i grammi perché ogni corpo è diverso. Se magari voi mangiate quello che mangio io, magari ingrassate o dimagrite troppo, quindi quello dovete vedere voi con il vostro nutrizionista. Però se volete delle idee su che cosa mangiare per la dieta, vi lascio tutto nel mio Instagram, cioè vi lascio tutto nel mio Instagram, nella cartella in evidenza dieta, lì c'è tutto quanto. C'è questa ragazza che mi chiede: perché metti le tue foto in mutande? Perché mi piace il mio fisico e mi va di farlo. Che rapporto hai con tua sorella? Vi siete dette subito delle gravidanze? Ciao dalla Svizzera. Ciao Creed, un bacione, grazie. E il rapporto che ho con mia sorella, la Yusi, e non si può spiegare a parole. È veramente un... Hai presente quando hai la tua migliore amica e dici: lei non è la mia migliore amica, lei è mia sorella? Cioè, perché la senti veramente tanto. Ecco, con lei non è neanche mia sorella, lei è una cosa in più, lei è un pezzo della mia anima. Cioè, veramente è un rapporto che non si può spiegare. Cioè, io vi auguro di avere questo rapporto con vostra sorella, perché è una cosa proprio che, per, vi giuro, non si può spiegare. Penso che sia tipo una cellula del mio corpo, non lo so. Siamo veramente tanto, 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 tanto legate. Ci siamo dette subito delle gravidanze, sì. Lei me l'ha detto subito quando l'ha scoperto e anche io quando l'ho scoperto, di entrambi. Sì, sì. Hai mai tradito? Purtroppo sì, ragazze. È una cosa di cui non mi vanto ed è stato appunto con il mio primo ragazzo che mia mamma ci aveva fatto allontanare nel periodo in cui, nel 2016, quando mi sono trasferita per andare in Ecuador. Là ho trovato un altro ragazzo e gli ho messo le corna. Penso che il karma gira un botto, ragazzi, state attenti, perché a me è girato veramente tanto forte, mi è arrivata veramente tosta e lì ho tradito, ho tradito. Dylan parla solo italiano o già un po' di spagnolo? Mati, domande forti a parte. Dylan parla molto di più di quando Mati aveva 2 anni, dice un sacco di parole, veramente tante, non riesce a fare le frasi, però c'è, dice: mamma voglio acqua, scusa mamma, ti amo, cioè comunque alcune paroline, frasi corte di 2 parole, così le dice. E, però solo in italiano, perché la logopedista di Mattias mi ha invitato di parlare Mattias in spagnolo, e, perché farebbe confusione, quindi non posso parlare in spagnolo perché c'è Mati sempre a casa, quindi no, nessuno dei due parla spagnolo. Madonna, ci sono comunque delle ragazze che fanno delle domande schifose. Ci fai vedere il nuovo tatuaggio? Ecco qua. Questo qui è quello nuovo. Adesso è guarito del tutto. Guarda che bello che è, mi piace un botto. Adesso appena riesco, magari non adesso in estate, ma mi riempio anche questa parte del braccio e anche la parte interna, così è tutto pieno. Il tuo parere sull'essere delle mamme giovani? Ecco, era l'ultima domanda questa qui. Ragazze, proteggetevi, oltre alle malattie, che è la cosa più, una delle cose più gravi al mondo, comunque secondo me avere un bambino mentre tu sei una bambina è impazzire, è da spararsi, cavolo. Cioè, io ho avuto mio figlio che avevo 20 anni. 20 anni non sono tanti, ma non sono anche pochi. Però comunque è tosta, cioè ve l'ho detto anche prima, mi raccomando, pensateci bene, anche se state bene con quella persona, un figlio ti cambia la vita, un figlio cambia la coppia, potete dire tutto quello che volete, non sarà più come prima. Io mi ricordo che quando io stavo con Sebastian all'inizio, lui impazziva per me, cioè lui appena mi vedeva mi baciava, cioè io ero il suo sole, io ero la sua vita. Quando sono nati i bambini, cioè io sono stata messa un po' da parte, cioè io l'ho visto proprio questa cosa, che quell'amore che lui provava per me si è spostato verso i bambini. Io vedevo che lui, gli occhi con cui mi guardava una volta, adesso cioè guardava i miei figli dopo. E non è stato per quello che ci siamo lasciati, ovviamente, e io amavo, cioè posso dire tutto di Sebastian, posso veramente dire tutto, ma che è stato un cattivo padre non lo potrò mai dire, è veramente il padre migliore che potessi scegliere per loro,
è veramente bravo con loro, non è mai mancato a niente. Però l'ho proprio, cioè, l'ho proprio visto, magari ci sono persone che sono gelose, che ci sono comunque le mamme che ne risentono un sacco, però io l'ho proprio visto questo cambiamento, cioè l'amore che c'è tra una coppia, si dicono che quando arriva un figlio si raddoppia, ma veramente, veramente state attenti, non è facile stare con un bambino e veramente far sopravvivere un altro essere umano ogni giorno. Non è più, lo dicevo l'altra volta, il mio sogno è andare a dormire alle 5 di pomeriggio e svegliarmi alle 8, proprio in mezzo al letto, un letto grande di due piazze, essere lì sdraiata, svegliarmi alle 8, proprio svegliarmi, avete presente tipo i cartoni che ti gratti una chiappa mentre vai in bagno? Fare la pipì in tranquilla in santa pace, che non hai nessuno intorno, andare in cucina, non dover pensare, aspetta, però devo far sopravvivere i miei esseri umani, devo farlo mangiare, no, vai lì, prendi un biscotto, un bicchiere di latte o acqua, ti sdrai sul divano e guardi quello che vuoi. Cioè, ne stavo proprio parlando l'altro giorno, cioè non sarà più così, tu vivi, ti svegli, fai tutto per loro, dalla mattina, pipì, lavare i denti, portarlo all'asilo, se ne hai un altro ancora peggio, perché uno va all'asilo e l'altro ce l'hai a casa e cade, sale sul divano, salta, si può sbattere la testa, deve mangiare, colazione, poi dopo c'è lo spuntino, poi dopo devi stare attenta perché basta l'ora per il pranzo e finisci il pranzo, devi andare a prendere uno all'asilo, esci, devi fare le tue commissioni, registrare comunque questo qui come lavoro, devi stare sempre in continuo pensiero che cazzo posso portare sui social perché la gente non si annoi, e porta uno e esci un giorno, vai in piscina così non ti ammazzano a casa, e fai qui, fai là, arrivi a casa, doccia, cena, porta a dormire. Non fatelo, non fatelo, ve lo giuro, non fatelo. Penso che sia già difficile per una persona di 40 anni, pensa per una persona di 20 anni. Vi giuro, cioè io, questa è la mia vita, tutti i giorni, tutto il giorno, tutti i giorni è così. Mamme giovani, io vi stimo e mi stimo veramente tantissimo, veramente, state attenti perché vi cambia la vita. Vi cambia la vita, non dico che ve ne pentirete, ma direte cazzo, ma potevo aspettare un pochino di più. E vi dico che anche a 40 anni è difficile, però è tosta. Non buttatevi così solamente perché dite ah guarda, lei sembra così felice con il suo bambino, tenerlo stretto. Quelle sono solo foto, sono solamente storie, sono solamente reel, sono solamente video. La vita è vera un'altra ed è veramente difficile, ragazze. Mi raccomando, proteggetevi. Mettetevi un palo qui nel braccio, la spirale, qualsiasi cosa che volete, ma per favore copritevi. Non so come dirvelo. E niente ragazzi, spero di avervi comunque risposto alle domande più interessanti. Ho visto quelle un pochino più interessanti che vi avete chiesto. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto un po' di compagnia. Per qualsiasi domanda lo sapete già nei commenti su Instagram, che vi lascio qui e anche giù nell'info box.